Radio Radicale, siamo con Paola De Micheli del Partito Democratico per commentare, diciamo, questa brutta campagna per le elezioni europee. Allora, si è parlato di tutto tranne che di Europa. Allora, lei come se lo immagina il 27 maggio e soprattutto pensa che questa commedia dello scontro giallo-verde finirà? Io auguro agli italiani che il 27 di maggio si possano svegliare con una sonora sconfitta di 5 Stelle e Lega, non solo per interessi di parte. Io glielo auguro perché credo che con questo governo e di questo governo non se ne possa nemmeno davvero più. Tagliano anche le pensioni a 6 milioni di italiani. Io credo che siamo arrivati al limite della sopportazione. In più, in questa campagna elettorale, questi due partiti di maggioranza hanno dato il peggio di quanto potessero dare. Si sono occupati di tutto tranne che di Europa. Ci hanno raccontato di tutto tranne di come risolveranno i problemi dell'economia e del lavoro. E l'unica cosa che sanno fare è litigare di giorno per poi mettersi d'accordo sulle poltrone di notte. Io credo che il più bel regalo che le elezioni potrebbero fare agli italiani è quello di ritrovarsi con la possibilità di tornare a votare per le politiche il giorno dopo, perché questo governo ci ha veramente stufato. Allora, il vostro obiettivo è quello del sorpasso nei confronti del Movimento 5 Stelle o comunque di avvicinarsi? Il nostro obiettivo è quello di fare un buon risultato in tutta Italia, di eleggere tanti parlamentari europei, per condizionare l'attività della futura maggioranza, che sarà una maggioranza europeista. Lega e 5 Stelle avranno dei parlamentari europei nella minoranza del partito, della minoranza del Parlamento. Nel Parlamento europeo essere in minoranza significa non contare niente, quindi vuol dire cacciare il governo italiano fuori dalle dinamiche europee. Noi invece vogliamo essere protagonisti con la maggioranza europeista. L'obiettivo del Partito Democratico è quello di continuare incessantemente nella ricostruzione del partito, nel rapporto con le persone, per essere credibile, per poter rapidamente andare a votare, tornare a governare questo paese con la saggezza, l'umiltà, la disponibilità e una visione del paese completamente diversa da quella dell'odio che ci hanno raccontato in queste ore. Ultima domanda, come interpreta l'accanimento del Movimento 5 Stelle contro Radio Radicale? Io non riesco veramente a spiegarmelo. È la dimostrazione che chi vota 5 Stelle vota per la Lega e vota per un partito di destra, perché solo un partito di destra chiude la bocca ad uno strumento di libertà di informazione straordinario che in questi decenni ha dato la possibilità a tutti di esprimersi nella massima libertà. Io credo che questo sia un grave segnale di deriva di destra, del quale si è ammalato il Movimento 5 Stelle a furia di stare seduto sulle stesse poltrone con la Lega. Bene, grazie a Paola De Micheli.